Guarda, c'è il cacculo che sta scappando. Forse era una zingara. Piangendo, piccolino. Hai cercato di cullarlo? Sì, mamma, si è addormentato. Credo che abbia molto fame. Io devo chiamare la polizia. Devo denunciare il ritrovamento di questo bambino. Perché questo bambino è stato abbandonato davanti alla porta della famiglia Missy. Quanti giocattoli sono. Mi sto male. Un sacco di cose. Ah, che disordine. Cugini, io sono mamma di... E io sono Mattina Misti, che sto giocando con la mia valigia. E ci sono le cose qua dentro. E guarda, tipo, ho delle mani, che capisci? Guarda, vi faccio vedere qua dentro sono. Questa verde è la mia e quella gialla è di Leon. Perché lui è il piccolo Leon. Hi. Eh sì, cugini, ed insieme siamo la famiglia Misti. Cuoricini, oggi sono stanchissima, veramente. Oggi è una di quelle giornate dove mamma ti è veramente stanca. Ma vi dico una cosa. Domani, finalmente, inizia la scuola! Mamma, ma allora non ci vuoi? Ma che stai dicendo, amore? Ma certo che vi voglio! Vi vorrei tutti i giorni, H24! È solo che la scuola vi fa tanto bene, quindi sono contenta che se voi siete felici e state bene, e di conseguenza sono contenta anche io. Mamma, che stai dicendo? A scuola si studia e basta, è una rottura. No, Martina, ma che stai dicendo tu? A scuola si imparano tante cose, si impara bene a leggere, a scrivere e poi potrai sapere e conoscere tante parti del mondo e potrai fare tantissime cose. E infatti tu ci andai, mamma, tutti i giorni a scuola, vero? E sei felicissima, vero? Ma certo, certo. Allora perché la nonna mi racconta che tu a scuola non ci volevi andare? Ma che si deve ricordare la nonna? Quella è anziana ormai. E comunque Martina, bando le ciance, domani inizia la scuola per te e per tutti i tuoi compagnetti. E basta, e va bene così e non ne parliamo più, ok? Sì, sì, me la frega tanto. Mamma, hai sentito bussare fuori? Sento camminare qualcuno. Cosa? Bussare fuori? Camminare qualcuno? Ma che stai dicendo, Martina? Vabbè. Sì, sì, è vero, è vero. Aspetta che controllo. No, Martina, non c'è nessuno qua fuori. Mi sembra di non vedere proprio nessuno. Stai tranquilla, saranno stati vicini, dai. Va bene, continuiamo a sistemare. Ma altro? Sai che forse hai ragione? Sai che forse mi è sembrato di aver sentito il rumore? Aspetta che controllo meglio, aspetta. C'è qualcuno? Ah, ma è stata Brenda, dai. È Brenda a camminare qui, e certo, chi doveva essere stato? Continuo a sistemare. Non mi convince un po' questa storia. C'è qualcosa che non va. E per oggi credo proprio di aver sistemato tutto. Ah, devo fare sempre le cose con la premura, con l'oro, con l'ansia, che mi chiamano in 5 minuti. Ma da domani mi rilasserò. Mi potrò mettere qui nel mio divano e leggere un bel libro, bella comoda, così prendermi i miei 10 minuti. Ah, in santa pace. Ma chi ha bussato alla porta? Oh, mamma, io te l'avevo detto! Guarda, c'è il cacculo che sta scappando! Ma dove, dove? Oh, è vero! Ma chi è questa qua? Ma che cosa vuole? Ma che cosa ci fa dentro casa nostra? Aspetta, Martina, aspetta! Devo andare a controllare subito perché forse era una zingara, ragazzi! Vado a controllare se hai rubato qualcosa. Esco fuori, bambini. Non vi muovete da qua. Non vi muovete da qua. Dai, Martina. Vediamo. Oh, santo cielo. Ragazzi, Martina. Ragazzi, non ci potete credere. Ragazzi, c'è tutto. Ragazzi, hanno abbandonato.
ascoltami, amore. Io devo andare a inseguire subito quella donna che ha lasciato qui questo bambino, ok? Tu mi raccomando, pensa un attimino a tuo fratello, ok? Sto andando. Martina, ascoltami. Mamma, sto piangendo, che devo fare? Piccolo, non piange, non piange. Oh, niente, lascialo qui, tranquilla. Adesso torna mamma ti. Ma devo andare a rincorrere quella donna malvagia che l'ho lasciato qui, ok? Sto tornando. Stai qui. Sarà questa disgraziata che ha lasciato questo bambino qua. Adesso se ti trovo. Dov'è? Forse si è nascosta lì. Cinque minuti dopo. Niente. Ragazzi, mi sa che l'ho persa. Mi sono messa a correre fortissimo, ma non sono riuscita a raggiungerla. E adesso che si fa? Devo tornare subito a casa. Devo vedere questo bimbo, bimba, non ho capito bene. Hanno lasciato un neonato davanti la porta di casa nostra. E adesso che cos'è? Dovrò chiamare la polizia. Dovrò chiamare qualcuno, perché devono venirlo a riprendere. Questa è una situazione molto grave. Io non so quello che devo fare. Non mi è mai capitato. Povero bambino. Ma si fanno queste cose. Mamma mia. Non è giusto. Stavo piangendo, piccolino. Ok, torno a casa. Ma poi questa, com'è entrata a casa nostra? Torno a casa e vediamo com'è la situazione. Martina, non sono riuscita a trovarla, ok? Appena ho svoltato l'angolo, era completamente sparita nel nulla. Io ho corso un pochetto, ma non sono completamente più riuscita a ritrovare questa donna che ha lasciato qui questo bimbo, ok? Martina, ma tu l'hai preso? Hai cercato di cullarlo? Sei un po' calmato? Sì, mamma, si è addormentato, ma credo che abbia molto fame. Ma poi è tutto sporco, poverino. Mamma mia, adesso dobbiamo andare a comprare latte in polvere e devo chiamare subito papà Salvo. Dobbiamo nutrirlo, fargli un bel bagnetto e per il momento lo accogliamo qui in casa nostra. Martina, però io devo chiamare la polizia perché devo denunciare il ritrovamento di questo bambino. Perché questo bambino è stato abbandonato davanti alla porta della famiglia Missy! Ti prego, io ho visto che è maschietto, ce lo teniamo per favore! Martina, non lo so, sono confusa. Non possiamo tenerlo! Cuoricini, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like a questo video, ok? Se arriviamo a 1000 like in questo video, faremo un altro video dove vi faremo vedere questo dolce bambino! E così faccio, ce lo possiamo